Noi purtroppo oggi abbiamo in alcune zone della città delle scuole, anche buone come strutture discrete se vogliamo, poco frequentate, con le pluriclassi addirittura. Ed è, credo, antieconomico continuare a mantenere in vita situazioni di questo genere quando gli stessi abitanti di quelle zone preferiscono andare a iscrivere i figli in tutt'altra parte della città. Quindi ci sono queste situazioni qua. Badate bene che gli interventi che abbiamo fatto ci hanno riservato anche delle sorprese del tutto inattese. Chiedetevi per quale motivo un'aula della vivenza, che non è una scuola progettata negli anni 20 e realizzata negli anni 20, continua oggi a essere chiusa. È chiaro che ci sono dei motivi particolari. Questo a dimostrazione anche della serietà con la quale questi interventi sono stati fatti. Oggi questo piano c'è, lo abbiamo già inviato alla prefettura, martedì è stato portato all'attenzione della giunta regionale, perché è chiaro che interventi di questo tipo non è che si fanno con pochi soldi, ci vogliono degli interventi economicamente molto molto importanti ai quali non può far fronte un'amministrazione comunale, nessuna amministrazione comunale, se non c'è un altro intervento. Ma è altrettanto ovvio, e c'è stato detto a chiare note, che le amministrazioni comunali debbono farsi carico comunque per quota parte di interventi di questo tipo e di questo genere. C'è stato detto chiaramente che non possiamo stare ad aspettare la manna che cala dal cielo. Perché? Perché la situazione del comune di Avezzano è una situazione comune a tutti gli altri, scusate la ripetizione, comune a tutti gli altri comuni della provincia aquilana, quantomeno comunque della Marca, sui quali si dovrà andare a intervenire. Quindi qualcosa la pubblica amministrazione deve mettere in atto per poter garantire questi interventi. Il qualcosa è che ci si deve inventare ovviamente qualcosa. Scuola Corradini. Noi abbiamo fatto fare anche per questa scuola delle verifiche ovviamente, e le verifiche hanno dimostrato che questa è una struttura che ha bisogno, per poter essere adeguata all'attuale normativa antisismica, di interventi abbastanza corposi per rinforzarla. Buongiorno, sindaco. Ciao. Degli interventi abbastanza corposi e come tali quindi degli interventi abbastanza dispendiosi da un punto di vista economico. Questi interventi sulla scuola in questione andrebbero a risolvere ovviamente il problema da un punto di vista della sicurezza sismica dell'edificio, ma chiaramente non andrebbero assolutamente a influire su quella che sono tutte le altre caratteristiche da un punto di vista della didattica che l'edificio invece dovrebbe avere e che non ha. L'edificio è stato pensato, progettato tra gli anni 15 e 20, iniziato nel 1921, completato nel 1930. Era un edificio che rispondeva a quei requisiti e a quelle richieste, diciamo così, didattiche. Non è più né qualitativamente per quello che riguarda gli ambienti, né quantitativamente per quello che riguarda gli ambienti e per i servizi che può erogare agli studenti, idoneo a quelle che sono, a quella che è la normativa attualmente. Ecco perché all'interno del discorso che ho fatto prima, delle scuole che possono avere una destinazione diversa, la Corradini e Fermi è stata individuata come una scuola che può essere, che deve essere, come dire, trasformata nel suo utilizzo e può essere sostituita. Con che cosa? Con una scuola nuova, realizzata in altra parte della città, e l'area è stata già abbondantemente individuata, scuola realizzata con i criteri non solo antisismici, moderni e in linea con le norme vigenti, ma anche realizzata con tutta una serie di interventi oggi indispensabili che riguardano il risparmio energetico per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, il recupero
dell'acqua piovana per quanto riguarda l'utilizzo all'interno dell'edificio della stessa per gli scarichi e via dicendo. Una scuola quindi completamente nuova, completamente moderna da realizzare in altra parte della città. Abbiamo pensato al progetto di finanza. Due minuti ho finito, grazie, scusate, avevo fatto un comizio invece non abbiamo pensato come amministrazione comunale a questo tipo di intervento, a questo tipo di progetto di finanza, perché ci permette di avere da un punto di vista economico un intervento che chiaramente non va a gravare su quelle che sono le casse dell'amministrazione comunale se non all'inizio in minima parte, e quindi ci permette di indirizzare alcune risorse su quelle altre scuole e su quegli altri interventi di cui ho parlato in precedenza. C'è un progetto generale, ovviamente elaborato da questo punto di vista dall'ufficio, dal settore quarto, dall'ingegner Palumbo, quindi all'interno del comune. Io ho sentito parlare che avremmo speso non so quanto per questo, non è assolutamente vero, è un progetto interno all'amministrazione comunale come linea di massima. Ovviamente andremo, quando si farà il bando, a inserire nel capitolato tutta una serie di situazioni per le quali verrà data la precedenza nelle scelte e come punteggio, non solo a chi ci darà la garanzia di realizzare nel modo migliore l'eventuale scuola nuova, ma a chi ci darà sulla scuola del centro la certezza che venga mantenuta nella parte esterna, ma è ovvio perché è vincolata, ma la certezza che venga utilizzata per scopi che potranno essere direzionali o commerciali, ma che non vadano a creare situazioni come dire anomale al centro di Avezzano. Tenete presente, e concludo, che nel discorso non è inserita la scuola Mazzini elementare Mazzini, che comunque difficilmente continuerà a svolgere il ruolo didattico che oggi ha, ma che è stata già individuata dall'amministrazione comunale come edificio che ristrutturato potrà essere utilizzato e verrà utilizzato come polo culturale al servizio della città. Questo lo devo dire a integrazione di quello che non è stato detto finora su questo argomento, perché non è stato detto finora, probabilmente anche per un difetto di informazione da parte dell'amministrazione comunale. Chiedo scusa se mi sono dilungato, ma qualcosa mi dovevo spiegare. Grazie Sindaco.